Buongiorno a tutti. Prima di cominciare ci prendiamo appunto qualche minuto per permettere ai partecipanti di accedere a questo webinar. Io sono Claudia Salvi, sono la coordinatrice del Centro Europe Direct Roma Innovazione Performance PA. Vedete in linea insieme a me Angelita Cambriani, che è la responsabile, la coordinatrice del Centro Europe Direct dell'Università di Siena. Noi siamo al terzo appuntamento oggi del ciclo online a Lezioni d'Europa. Questo è un percorso che è stato realizzato nell'ambito della strategia di comunicazione del programma operativo FSE Sicilia, ma in realtà è un format informativo e formativo ideato dall'Università di Siena, che ora in collaborazione con Informet e con l'assessorato appunto regionale siciliano sta proponendo una serie di webinar della durata di circa un'ora e mezza, che hanno come obiettivo quello di informare e coinvolgere i cittadini nella discussione sui temi più attuali relativi al funzionamento e alle politiche dell'Unione Europea. Questo in realtà ha come obiettivo finale quello di rendere i cittadini più consapevoli appunto della cittadinanza europea, ma anche di tutti i diritti e degli obblighi che da questa derivano. Nella giornata di oggi appunto noi parleremo un po' dell'unicità del sistema democratico dell'Unione Europea, quindi si parlerà di istituzioni, di organismi e anche di sistema politico. Prima di cominciare volevo ringraziare i docenti di Siena che appunto hanno reso possibile questo percorso, che hanno messo a disposizione questo format per poter in questo modo celebrare la festa dell'Europa, che sappiamo quest'anno non si è potuta celebrare con eventi in presenza, e quindi i docenti di Siena hanno reso possibile la realizzazione di questo percorso online. Voglio anche ringraziare gli altri due partner di questa iniziativa, che sono lo Europe Direct Euromed Carrefour Sicilia e anche lo Europe Direct di Trapani, che insieme a noi hanno collaborato per la realizzazione del percorso, principalmente svolgendo una grande attività di promozione sul territorio. Lascio la parola a questo punto ad Angelita Cambriani per un saluto, prima di cominciare, a parlare proprio a dare la parola per i primi interventi. Prego, Sì, Angelita. buongiorno a tutti, saluto volentieri tutti i partecipanti che sono molto numerosi e sono molto contenta di questa, sperimentazione di iniziative trasversali tra Europe Direct di luoghi diversi. Come sapete, questi sportelli sono a livello nazionale. Ce ne sono 50, in ogni regione ce ne sono perlomeno due o tre che appunto sono sportelli rivolti al cittadino, dove il cittadino si può rivolgere per qualunque informazione riguardo ai temi europei. All'Università di Siena facciamo appunto molte attività di informazione e formazione. Lezioni d'Europa ormai è un format abbastanza consolidato, che grazie a questa collaborazione con Informes ci dà la possibilità di uscire da Siena, di uscire dalla Toscana e fare questa proposta a livello nazionale anche ad altri partecipanti che possono essere interessati alla tematica di oggi. Perciò grazie Claudia, un saluto ai docenti che sono appunto docenti di Siena, il professor Luca Paladini che è dell'Università per Stranieri di Siena e la professoressa Patrizia Vigni che è dell'Università di Siena. Perciò un contributo a Lezioni d'Europa perché sono docenti che collaborano molto con la Europe Direct Siena e con questo format di Lezioni d'Europa e che oggi hanno dato la loro disponibilità per raccontare a livello nazionale questa è la tematica che affronteremo oggi. E poi un saluto a tutti i colleghi dell'Università di Siena perché oggi è uno dei quattro appuntamenti che saranno riconosciuti anche per le progressioni. Perciò è una formazione che l'Ateneo di Siena ha voluto inserire nella propria
proposta di formazione dell'Ateneo. Buon lavoro a tutti e grazie Claudia dell'ospitalità. Ma figurati, è un piacere e quindi cominciamo subito con il primo intervento. Passo la parola al professor Paladini, che è il docente di diritto dell'Unione Europea nell'Università per Stranieri di Siena, che ci parlerà delle funzioni attribuite alle istituzioni dell'Unione Europea. Prego, professore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, spero che mi sentiate, io ho cercato di fare in modo che la linea non cada, vivo in un posto dove la linea non arriva agevolmente. Sono Luca Paladini, insegno diritto dell'Unione Europea all'Università per Stranieri di Siena. I due Atenei pubblici senesi hanno un accordo di collaborazione per cui lavorano insieme sui temi dell'integrazione europea ed è stato già un piacere partecipare alle loro lezioni d'Europa. Che appunto sono un format, come dire, consolidato e assolutamente gradito da parte dell'utenza. Ringrazio Formez e ancora una volta Europe Direct Siena per l'invito a tenere questa lezione. Io non ho tantissimo tempo, ma cercherò comunque di esporre in maniera più chiara ed efficace possibile il tema che mi è stato assegnato. Tema che riguarda, che ha come titolo Cappello, un nuovo slancio per la democrazia europea e l'unicità del sistema democratico dell'Unione, e poi ha un sottotitolo perché con la collega dell'Università degli Studi di Siena ci siamo divisi l'argomento e quindi parte lo affronterò io e parte lo affronterà la professoressa Ligni. L'idea di parlare delle funzioni attribuite alle istituzioni europee nasce dalla constatazione che quando la Commissione von der Leyen fu nominata, ma anche un po' prima, la stessa von der Leyen quando era candidata alla presidenza della Commissione europea, avevano previsto delle priorità d'azione per il quinquennio di durata del mandato, quindi avevano fatto una sorta di programma politico, se così si può definire. Questo programma politico era, come dire, splittato in alcune priorità, tra le quali, come è noto, il Green Deal, piuttosto che non la digitalizzazione, ma c'era anche una parte relativa al processo democratico, democratico all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea, con puntuali interventi in particolare sul procedimento di adozione degli atti, e questo per migliorare la democraticità dell'Unione, l'interlocuzione tra Commissione e Parlamento europeo e anche per dare una maggior voce ai cittadini. Era previsto anche l'avvio di un forum di respiro europeo che avrebbe coinvolto i cittadini europei, ma l'emergenza sanitaria è, come dire, ha bloccato tutto lo svolgimento, come dire, delle azioni necessarie per realizzare queste priorità, e pertanto tutto si può ritenere pressoché congelato, quantomeno con riguardo alla parte di cui parlerò io. Resta comunque una priorità e pertanto nel tempo, quando l'emergenza sarà rientrata nell'ambito del quinquennio di mandato della Commissione von der Leyen, sarà possibile, se la Commissione ci riuscirà naturalmente, dare attuazione a queste priorità. Ora, l'idea parlare alle funzioni attribuite alle istituzioni europee mi costringe a chiamare in causa un concetto un po' scomodo in un certo senso e non semplicissimo, che è, come dire, il principio della separazione dei poteri. Vi ho riportato questa frase che ha pronunciato Giuliano Amato quando era vicepresidente della Convenzione europea, cioè quell'organismo internazionale che codificò, scrisse il trattato costituzionale dell'Unione europea, che non è mai entrato in vigore perché in alcuni stati membri si tennero dei referendum che dissero no all'adesione dello Stato a tale trattato. Poi dalle ceneri del trattato costituzione fu codificato il trattato di Lisbona e oggi invece, come dire, l'ordinamento dell'Unione Europea è sotto la vigenza di questo trattato. Giuliano Amato, il 28 febbraio 2002, in pieni lavori della Convenzione Europea, disse: Montesquieu non ha mai visitato Bruxelles. Una frase che, come dire, non si riferisce certamente alle abitudini di viaggio del pensatore illuminista, ma che fa riferimento al fatto che
Montesquieu non aveva avuto la possibilità di guardare il quadro istituzionale dell'Unione Europea e di verificarne la forte anomalia. E questo perché il Montesquieu è noto per aver perfezionato, per così dire, la teoria della separazione dei poteri all'interno dello Stato. Montesquieu guardava soprattutto allo Stato britannico e aveva individuato sostanzialmente due punti. Questa slide è estremamente sintetica, un filosofo politico mi sgriderebbe. Aveva semplicemente, come dire, riprendendo la teoria della separazione dei poteri già formulata in età greca, affermando che il potere assoluto può divenire dispotismo, quindi se le tre funzioni dello Stato classiche, legislativo, esecutivo e giudiziario, sono nelle mani dello stesso organo, ai tempi era il monarca assoluto, come dire, questo può costituire la base per l'affermazione di forme di governo di tipo dispotico. Ora, affinché invece le libertà del cittadino siano meglio garantite, non necessariamente garantite, ma meglio garantite, è invece opportuno che i tre poteri dello Stato restino separati. Ed è un po' sostanzialmente quello che succede oggi negli stati democratici. Io prendo come esempio l'Italia, il potere legislativo da noi è attribuito alle Camere, il potere esecutivo è attribuito al governo e il potere giudiziario è attribuito alla magistratura. Sono tre organi diversi, gestiscono, presidiano tre funzioni. Sento che non si sente quasi nulla. Io ho provato ad alzare il volume. Fatemi sapere se va meglio. Il potere giudiziario è presidiato dalla magistratura. Da noi, quindi, Camere, Presidente del Consiglio dei Ministri e compagine governativa più magistratura. Ok, grazie. E questo bene o male è uno schema che si ripropone in tutte le democrazie contemporanee. Ora, questo tipo di impostazione della separazione dei poteri dello Stato non è rigida, nel senso che, per come fu pensata da Montesquieu, oggi poi è stata rielaborata. Oggi si persegue la separazione dei poteri, senz'altro, ma anche, come dire, la limitazione dei poteri, cioè si deve prevedere che un organo non detenga tutto il potere all'interno della stessa funzione. Ed infatti, se andiamo ad analizzare potere legislativo, esecutivo, giudiziario, bene o male, potremmo notare, come dire, che gli organi che presidono tale funzione lo fanno prevalentemente, ma non in maniera assoluta. La teoria della separazione dei poteri, a fronte della presenza, come dite, proprio della possibilità di fare le leggi, quindi di adottare delle norme, della necessità di attuarle e della possibilità di perseguire chi le viola, dovrebbe, come dire, in teoria dovrebbe, come dire, costituire un criterio di esame anche dell'ordinamento dell'Unione Europea, perché sono presenti gli stessi tipi di funzione. In realtà, ogni ragionamento che riguardi l'Unione Europea può prendere in prestito, per analogia, le categorie che utilizziamo normalmente per valutare le entità statali, ma non va mai dimenticato un dato fondamentale: l'Unione Europea non è uno Stato. L'Unione Europea non è uno Stato e non è, tanto me e non è, come dire, quel particolare tipo di Stato che si chiama federazione, ovvero simile a come è la federazione più nota al mondo, cioè gli Stati Uniti dopo la Svizzera, naturalmente, dove c'è che è una forma di governo che prevede una forma, quindi un esecutivo e un legislativo di tipo federale e tanti esecutivi e legislativi di tipo statale. L'Unione Europea a lungo è stata considerata, come dire, il presupposto per arrivare a questo tipo di sviluppo, ma non è uno Stato, e semmai diventerà uno Stato in forma federale, questo insomma ce lo dirà soltanto la prassi. È invece un'organizzazione internazionale, un'organizzazione internazionale cui gli Stati che hanno voluto crearla hanno conferito delle competenze, hanno previsto la presenza di organi che svolgevano un determinato tipo di funzione, ma come vedete si tratta di realtà completamente diverse. Soprattutto la circostanza che uno Stato ha una sovranità di tipo originario, cioè è sovrano su tutto dal momento in cui esiste. In questo il diritto internazionale
è molto ancorato al principio dell'effettività. Nel momento in cui lo Stato esiste, ha una sovranità di tipo originario. Le organizzazioni internazionali non funzionano così. Le organizzazioni internazionali hanno soltanto le competenze che sono loro attribuite, si creano contrattato e, come dire, hanno una competenza che è sempre collegata al principio dell'attribuzione, cioè ciò che gli è stato assegnato. A fronte di questa premessa, è possibile parlare di potere legislativo, esecutivo e giudiziario all'interno dell'Unione Europea? È possibile tenendo conto delle differenze tra l'entità statale e l'organizzazione internazionale. Io più di così, il mio volume è al massimo, per cui non so come posso fare. Professore, non è colpa sua, a volte il volume basso dipende dai computer e dai collegamenti dei partecipanti, quindi, perché noi la sentiamo bene, non si preoccupi. Va bene, d'accordo. Perfetto, grazie, grazie per le conferme. Ora, noi possiamo comparare l'incomparabile, cioè mettere a confronto due realtà giuridiche completamente diverse, ma lo dobbiamo fare sempre tenendo sempre conto delle differenze sostanziali. Guardate, la dottrina giuridica contemporanea un pochino meno, però fino a una decina di anni fa del nostro settore, diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale, era ricca di confronti, soprattutto tra l'ordinamento dell'Unione Europea e l'ordinamento statunitense, come se fossero due realtà che, come dire, andavano necessariamente comparate, e chiaramente l'Unione Europea nel confronto falliva, perché l'ordinamento statunitense è comunque un ordinamento statale ed è sicuramente più efficace dell'ordinamento dell'Unione Europea, che è un'organizzazione internazionale che, per quanto funzioni bene, tutto ciò che fa deve corrispondere a quello che c'è scritto nel trattato istitutivo in termini di funzioni, competenze materiali, cioè su quali materie. Per cui tutte le operazioni sono consentite, ma se non si tiene a mente la differenza tra Stati e organizzazioni internazionali, diventa difficile poi comprendere i paragoni che si intendono mettere in piedi. Ora, prima di comparare l'incomparabile, quindi di parlarvi dei tre, della separazione dei poteri, se così vogliamo definirla, all'interno dell'Unione Europea, devo illustrarvi il quadro istituzionale dell'Unione Europea, molto brevemente, anche perché presenta delle differenze sostanziali con il classico ordinamento statale. Se noi pensiamo all'ordinamento giuridico italiano, come dire, nella parte centrale noi abbiamo Parlamento, governo e magistratura variamente articolata. Nel caso dell'Unione Europea, come potete vedere, siamo di fronte a un numero di istituzioni, cioè di organi di carattere primario, un po' più numerosa. C'è, sì, il Parlamento europeo, e noi lo sappiamo, organismo che nelle organizzazioni internazionali poi non è neanche così comune, perché l'organismo parlamentare forse ce l'hanno meno di 5 organizzazioni internazionali all'interno della comunità internazionale, mentre in una realtà statale è piuttosto comune l'Assemblea legislativa. Abbiamo il Consiglio europeo, organo di stati di altissimo livello, capi di Stato e di governo, che si riunisce sostanzialmente per definire le priorità politiche. È un organo di indirizzo, non è un organo che adotta atti, adotta degli atti suoi propri, ma non sono atti di tipo legislativo, per intenderci. Abbiamo il Consiglio, che è l'organo di stati, forse più, tra virgolette, famoso, ma anche incisivo nel diritto dell'Unione Europea, perché è detentore della funzione decisionale ed è composto naturalmente dagli Stati membri dell'Unione Europea a livello ministeriale. Abbiamo la Commissione Europea, organismo tecnico. È difficile trovare in un ordinamento statale qualcosa di simile alla Commissione Europea, che ha funzioni importantissime perché, come dire, rappresenta gli interessi dell'Unione, laddove invece il Parlamento europeo, dato che è eletto dai cittadini, rappresenta più che altro l'interesse, o dovrebbe rappresentare l'interesse dei cittadini europei, mentre gli organi composti da stati, quindi Consiglio europeo e Consiglio, tradizionalmente sono portatori degli interessi statali. E poi la Corte di Giustizia, che forse come vedremo e come dirà la professoressa Vigni, nella prospettiva della separazione dei poteri, è quella che più rientra nel canone classico dell'organo che presidia prevalentemente una funzione. Poi ci sono altre due istituzioni che non sono minoritarie, ma hanno compiti specifici: la Banca Centrale Europea, che gestisce la politica monetaria, l'euro, e la Corte dei Conti, che è una magistratura di tipo contabile, anche se non è simile alla nostra Corte dei Conti. La nostra è una vera e propria magistratura. La Corte dei Conti è più,
un organismo di accountability, lo definirei così. Questo tipo di articolazione organizzativa è del tutto peculiare. E nemmeno tipica di un'organizzazione internazionale. Le organizzazioni internazionali in genere, come dire, non hanno così tanti organi che hanno poteri decisionali. Possono avere tanti organi, ma non tutti hanno poteri decisionali. In questo tipo di scenario abbiamo più istituzioni che hanno poteri di tipo decisionale o che comunque intervengono nel procedimento legislativo. Come convivono queste istituzioni? Perché sono tante. Devono rispettare due principi sostanzialmente. Il principio delle competenze attribuite è il primo. Quindi ciascuna istituzione ha le sue funzioni, non può esercitare le funzioni delle altre istituzioni. Se i trattati prevedono che la funzione di adottare norme sia attribuita a certe istituzioni, quelle che non sono indicate tra quelle che hanno questo potere non possono adottare atti. Se ciò succedesse, verrebbe meno, come dire, il funzionamento del quadro istituzionale. E poi un altro principio regge il funzionamento di questo quadro istituzionale, cioè il principio della leale cooperazione, un principio di natura costituzionale all'interno dell'Unione, cioè fondamentale. L'Unione non ha una Costituzione, ovviamente, ha un trattato istitutivo, però alcune norme del trattato istitutivo costituiscono dei principi fondanti e necessari al funzionamento dell'Unione e si afferma, come dire, come poi ha detto anche la stessa Corte di Giustizia, che ha natura costituzionale. Questo principio è il principio di leale cooperazione, per cui le istituzioni tra di loro cooperano affinché ciò che è previsto dai trattati venga svolto. Noi abbiamo un processo decisionale all'interno dell'Unione Europea che è piuttosto articolato e che vedremo sinteticamente. Ognuno ha un ruolo, questo ruolo deve essere rispettato da tutti. Rispetto delle competenze attribuite, più quindi accanto alla leale cooperazione, fanno in modo che le istituzioni possano lavorare in maniera armonica o, come ha detto la Commissione, compiendo uno sforzo di squadra, l'idea della squadra e quindi di un forte coordinamento, di un'azione sinergica verso lo stesso obiettivo. Questo si chiama equilibrio istituzionale. Se tutte le istituzioni fanno ciò che devono fare e non oltre, e se collaborano nell'ambito delle procedure previste dai trattati o in generale, perché secondo quanto previsto dai trattati si realizza un equilibrio di tipo istituzionale. Equilibrio di tipo istituzionale che è la versione forse più accettabile del principio della separazione dei poteri per un'organizzazione internazionale. Non c'è un'identità tra equilibrio istituzionale e separazione dei poteri, perché come stiamo per vedere, la separazione dei poteri, per come è concepita dal costituzionalismo contemporaneo, non si può traslare all'ordinamento dell'Unione Europea. L'ordinamento dell'Unione Europea può funzionare con qualcosa di simile al principio della separazione dei poteri, e questo è il principio dell'equilibrio istituzionale. La slide successiva vi chiarirà di cosa parlo. Se io prendo le funzioni tradizionali dello Stato, quindi legislative, esecutive e giudiziarie, io posso individuare all'interno del quadro istituzionale che abbiamo appena visto quali istituzioni partecipano o presidiano la funzione stessa. Parto subito dalla funzione giudiziaria che è nelle mani, quindi in maniera monopolistica, della Corte di Giustizia, mi pare anche una buona idea, e di questo e della Corte avrà modo di parlare la collega Vigni nel suo intervento sull'Unione Europea degli individui, che possono andare davanti alla Corte, quindi come dire, anche questo è un dato da considerare trattandosi di un'organizzazione internazionale. Se guardiamo alla funzione esecutiva, che tradizionalmente negli stati è in mano al governo, comunque lo si chiami, comunque il governo, nel caso del diritto dell'Unione Europea il ragionamento non può, come dire, il principio non può essere trattato alla perfezione perché sia gli stati membri, sia la Commissione, sia il Consiglio hanno funzioni esecutive in maniera diversa. Gli stati membri, naturalmente, perché per il semplice fatto che tutti gli atti di diritto dell'Unione devono essere eseguiti a livello nazionale, quindi c'è un modello decentrato di funzione esecutiva nell'ordinamento dell'Unione Europea. La Commissione e il Consiglio, laddove i trattati richiedono che l'esecuzione sia, come dire, uniforme all'interno dell'Unione Europea, e pertanto si rende necessario che l'atto attuativo, perdonatemi l'espressione poco elegante, sia adottato a livello dell'Unione o dalla Commissione o dal Consiglio. Il Consiglio ha funzioni esecutive soprattutto nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, ma non soltanto, prevalentemente.
Per quanto riguarda la funzione legislativa, questa è in mano a Parlamento e al Consiglio. E questo dà l'idea del fatto che abbiamo due istituzioni, due organi dell'Unione che presiedono lo stesso tipo di funzione. Ed è per questo motivo, per questo quadro sintetico che potete vedere in slide, che non è possibile traslare la teoria della separazione dei poteri all'ordinamento dell'Unione. Ma se queste istituzioni, più le altre indicate qui non citate, seguono le competenze attribuite, collaborano tra di loro, si realizza l'equilibrio istituzionale e quindi tutto può funzionare. Preciso che funzione legislativa è, come dire, un'espressione che ho preso chiaramente dalla tradizione costituzionale degli stati, ma che a livello di Unione preferiamo parlare di funzione normativa, anche se nella sostanza, come dire, è lo stesso, si tratta sempre della possibilità di, come avevo indicato, adottare le leggi o comunque adottare le norme che regolano una determinata materia. Poi l'Unione lo fa nelle materie di sua competenza e non nelle altre. Mi concentrerei dunque sulla funzione normativa, perché la funzione esecutiva si può dire licenziata con le poche parole che ho detto, non c'è veramente molto da aggiungere, mentre per quanto riguarda la funzione giudiziaria la collega avrà modo di intervenire. E invece come si approvano le norme? A livello europeo. Se io prendo ancora una volta in prestito dalla tradizione costituzionale, in questo caso italiana, le fasi di adozione di un atto di portata normativa, io individuo, e l'analogo discorso naturalmente riguarda anche le amministrazioni regionali laddove abbiano competenza legislativa, naturalmente, e ce l'hanno visto il 117 piuttosto complesso che abbiamo in Costituzione. Allora, fasi iniziativa, iniziativa dell'atto, istruttoria dell'atto, adozione dell'atto, promulgazione, noi l'abbiamo in Costituzione quantomeno per le leggi, e pubblicazione. E questo tipo di fasi si possono riconoscere anche nel processo di adozione degli atti nell'Unione Europea, con un'unica precisazione, cioè che la promulgazione non è prevista, però iniziativa istruttoria, adozione dell'atto normativo e pubblicazione sì. E come avviene è previsto da più norme. Vi vorrei però come dire, far notare quanto scrive l'articolo, quanto recita l'articolo 14 del Trattato sull'Unione Europea, ovvero che la funzione legislativa, la funzione quindi di adozione degli atti, è esercitata dal Parlamento europeo congiuntamente al Consiglio. Questo costituisce un po' una regola nell'ordinamento dell'Unione. Cioè, come stiamo per vedere, la regola, e quindi il che non vuol dire che non esistano eccezioni, è che un atto di diritto dell'Unione di tipo legislativo sia approvato dal Parlamento e dal Consiglio, con due modalità diverse e poi vedremo quali sono. Ho evidenziato di questa norma anche la funzione di controllo politico, di cui non posso parlare oggi, che però è molto interessante perché, primo, è suscettibile di incidere sul processo legislativo per i motivi che brevemente diremo dopo. Secondo, perché la funzione di controllo politico rende il Parlamento europeo molto simile a un Parlamento nazionale, laddove in altri casi, uno lo stiamo per vedere, c'è una differenza sostanziale tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Ora, questo è lo schema, generale di come si adotta, molto generale, di come si adotta un atto nell'ordinamento dell'Unione europea. Facendo riferimento a quella che è la maggior parte delle competenze dell'Unione, che una volta erano della Comunità Europea. La Comunità Europea non esiste più dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, esiste soltanto l'Unione Europea. Le competenze dell'allora comunità erano le più importanti. La comunità è realizzato il mercato unico e sono state previste competenze nelle più svariate materie, dai trasporti alla pesca, piuttosto che la sanità, anche sono competenza puramente di sostegno. In questa parte come dire, questa parte delle competenze dell'Unione che sono regolate dal TFUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, la procedura per l'adozione degli atti è bene o male questa: iniziativa, adozione dell'atto, pubblicazione, istruttoria, le fasi che abbiamo visto prima. Ciò che cambia rispetto al livello nazionale, invece, la definizione di quale istituzione fa cosa e che cosa, e come dire, e quali tipi di varianti ci sono. Innanzitutto, l'iniziativa sugli atti è in mano alla Commissione europea. Questa è un'eccezione perché nelle assemblee legislative nazionali di norma lo stesso Parlamento, i parlamentari, uno o più parlamentari, hanno potere di iniziativa e lo stesso nei consigli regionali ne sono pressoché certo.
A livello di Unione, invece, il potere di iniziativa non è in mano a chi poi adotterà l'atto, quindi di regola Parlamento e Consiglio, ma l'iniziativa dell'atto è affidata a un organismo tecnico, alla Commissione europea, ed è questo tipo di prerogative affidate in via monopolistica, perché soltanto la Commissione può esercitare l'iniziativa sull'atto. Perlomeno storicamente era così. Poi come dire, sono state introdotte, come dire, delle piccole smussature, ma che nella sostanza non cambiano il monopolio della Commissione nella proposta degli atti. Cioè, si è previsto a un certo punto che la Commissione possa essere sollecitata dal Consiglio a esercitare l'iniziativa legislativa, perché non lo sta facendo, ma ciononostante è necessario. Si è previsto che lo potesse fare il Parlamento europeo, si chiama diritto di preiniziativa, sollecitando appunto la Commissione a fare qualcosa che dovrebbe fare, ma che non sta facendo per le più svariate ragioni. Così come da Lisbona la possibilità che 1 milione di cittadini europei di un numero rappresentativo di stati, quindi non bastano di uno o due stati, ma devono essere tanti, come dire, diciamo ragionevolmente meno della metà, possano sollecitare la Commissione europea a esercitare l'iniziativa. Non tragga in inganno il fatto che esistano queste forme di sollecitazione. Il diritto di iniziativa è nelle mani della Commissione, che resta, come dire, pur sempre responsabile del suo esercizio. Può anche, a fronte di queste sollecitazioni, non esercitare proprio l'iniziativa, avendo soltanto l'obbligo di motivare. Comunque, la Commissione, eventualmente, se non esercita l'iniziativa e ciò costituisce un fatto grave, può essere sfiduciata dal Parlamento europeo nell'ambito dell'esercizio di quella funzione di controllo politico cui facevo riferimento. Il Parlamento europeo approva una mozione di sfiducia e costringe la Commissione alle dimissioni. L'iniziativa dà l'avvio all'istruttoria dell'atto. L'istruttoria dell'atto avviene secondo le procedure previste dai trattati, che richiameremo brevemente. In ogni caso, è molto probabile che nell'ambito di questa istruttoria debba essere acquisito il parere di un comitato. Sui comitati mi soffermo veramente fra 2 minuti, comunque di organismi che hanno la funzione di rendere pareri, quindi organismi di carattere consultivo. Terminata l'istruttoria si ha l'adozione dell'atto, e l'adozione dell'atto avviene ancora una volta secondo la procedura prevista dai trattati. E, ne abbiamo prevalentemente, come dire, di due tipi, ma è sbagliato ciò che dico, perché ne abbiamo di un tipo e abbiamo una tipologia, quindi un insieme di tante procedure che, come dire, costituiscono l'alternativa. Ci soffermeremo. E poi la pubblicazione dell'atto senza promulgazione, quindi, come dire, la possibilità di, la necessità di renderlo pubblico. Per quanto riguarda l'iniziativa è, come dicevamo, nelle mani della Commissione, ma la Commissione, nel programma di lavoro 2020, prima dell'emergenza, si era espressa affinché il Parlamento europeo potesse avere diritto di iniziativa. Non è questa come dire, una novellazione, una novità che si può introdurre semplicemente con un programma di lavoro. È necessario modificare i trattati, e quindi non è certamente uno sviluppo immediato né tanto semplice. Ciononostante, il fatto che la Commissione europea si sia espressa a favore del diritto di iniziativa a favore del Parlamento europeo potrà costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nella prossima revisione dei trattati. Se ciò avvenisse, il Parlamento europeo somiglierebbe un pochino di più ai parlamenti nazionali, per come noi li concepiamo. Un'altra piccola osservazione riguarda la sollecitazione alla Commissione ad esercitare il diritto di iniziativa. Noi sappiamo, l'abbiamo detto prima, che la Commissione infine decide, anche se sollecitata, di procedere a presentare una proposta di atto, ma può anche non farlo, motivando appunto questo tipo di decisione e, come dire, dando conto del regime monopolistico dell'iniziativa sull'atto nell'ordinamento dell'Unione Europea. Però ancora una volta la nuova Commissione, consapevole probabilmente che non si può attribuire al Parlamento europeo facilmente il diritto di iniziativa, ha anche dichiarato che qualora il Parlamento europeo eserciti il diritto di preiniziativa, quindi solleciti la Commissione a esercitare l'iniziativa legislativa, dice il Presidente von der Leyen, la Commissione tendenzialmente, cioè si impegna a rispondere sempre con la presentazione di un atto, il che costituisce un po' un'eccezione rispetto a quanto appena detto, perché volendo la Commissione potrebbe anche non presentare, pur sollecitata, una proposta di atto, dovendo solo motivare il perché. Qui invece c'è un maggiore commitment.
Pareri. Noi abbiamo visto che nel corso dell'istruttoria dell'atto devono essere assunti dei pareri e ci soccorre principalmente l'articolo 13,4 del Trattato sull'Unione Europea, perché è fin troppo chiaro e quindi, come dire, è meglio di me nello spiegare là, come dire, chi sono questi organismi. Afferma: il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato Economico e Sociale e da un Comitato delle Regioni che esercitano funzioni consultive. Questi sono organismi rappresentativi di realtà. Come dire, ben precise, il Comitato Economico e Sociale, soprattutto il mondo del lavoro e proprio sociale in senso largo, il Comitato delle Regioni, comitato rappresentativo delle entità subnazionali degli Stati membri dell'Unione Europea. Questi due organismi, a seconda della materia oggetto dell'atto di diritto dell'Unione, possono dover esprimere un parere prima dell'adozione dell'atto e, nel rispetto di quello che è l'equilibrio istituzionale, il parere si acquisisce prima dell'adozione dell'atto, perché questo prevede il trattato e la sua acquisizione oltre costituirebbe una violazione dell'equilibrio istituzionale stesso. Sulla procedura, appunto, vi dicevo, in realtà noi abbiamo un tipo e una tipologia. Noi abbiamo la procedura legislativa ordinaria che costituisce, come dire, quella più comune nel diritto dell'Unione e che comprende la possibilità che Parlamento e Consiglio adottino lo stesso atto insieme e pertanto che la funzione legislativa sia veramente esercitata da due istituzioni senza una forma di prevalenza e una serie di procedure legislative speciali, cioè non ce n'è un tipo, ce ne sono tante. La caratteristica che accomuna queste procedure speciali sta nel fatto che una delle due istituzioni in questione, cioè o il Consiglio o il Parlamento, adotta l'atto, con la partecipazione però dell'altro. Un classico, anche perché costituisce la maggioranza della prassi, è l'atto adottato dal Consiglio con il parere del Parlamento, sempre da acquisire prima dell'adozione dell'atto, altrimenti non ha alcun senso, l'atto può essere annullato, sempre rispetto del principio dell'equilibrio istituzionale. Ciò detto, il fatto che la procedura, come si chiamava una volta, di codecisione, secondo cui Parlamento e Consiglio decidono assieme, si chiami procedura legislativa ordinaria, dà l'idea che si deve trattare della procedura che è diffusa come poi effettivamente è. Io avevo un atto da mostrarvi, però non so se faccio in tempo, se avrò tempo magari lo faccio dopo, così ho anche il tempo, ho anche la possibilità di avere i file. Ecco, questo è l'esempio che vi volevo mostrare, questo è un regolamento del Parlamento e del Consiglio assunto in codecisione, vi faccio vedere se ho tempo dopo l'incipit in modo da farvi vedere alcuni elementi che ne rendono conto proprio di come avviene il processo legislativo, cioè di come si adotta questo tipo di atto. Questo è un regolamento relativo alla politica comune della pesca e alla ripopolazione dei tonni nel mare. C'è però una parte di diritto dell'Unione che riguarda la politica estera e di sicurezza comune che è regolata dal Trattato sull'Unione Europea, non il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma quello parallelo, quello più grosso. Che ha un iter di adozione degli atti un pochino diverso, nel senso che lo schema per fasi è lo stesso, ma cambiano i ruoli delle istituzioni. Nell'ambito PESC, cioè politica estera e di sicurezza comune, le istituzioni non svolgono lo stesso ruolo che svolgono in ambito ex comunitario. Pertanto noi non abbiamo la procedura legislativa ordinaria, non abbiamo il Comitato delle Regioni, non abbiamo il Comitato Economico e Sociale, abbiamo sempre iniziative, istruttorie, adozione dell'atto e pubblicazione, ma tutto è più, si svolge in maniera più classica. Classica per un internazionalista, cioè in maniera più intergovernativa, si consegna, come dire, il compito di adottare le norme esclusivamente agli Stati. E infatti il diritto di iniziativa in ambito di politica estera e sicurezza comune è in mano agli Stati membri e all'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Questa è una novità interessante, soprattutto perché il vicepresidente è uno dei vicepresidenti della Commissione, quindi è un modo per la Commissione, volendo, di esercitare l'iniziativa in un ambito in cui invece non ha questo compito attribuito. C'è una istruttoria che, come dire, è molto più semplice rispetto a quella che avviene in ambito extracomunitario ed è un'istruttoria che avviene soprattutto in ambito di consiglio, perché poi è il consiglio l'unica istituzione che adotta atti in questo ambito, segue poi la pubblicazione. Nel corso dell'istruttoria, parimenti possono essere assunti dei pareri, ma non si chiamano così, sono forme di consultazioni informative e in questo caso c'è la possibilità che venga ascoltato l'alto rappresentante, così come la possibilità che venga ascoltato anche in pochissimi casi, devo dire, il Parlamento europeo. Parlamento europeo e Commissione in quest'ambito sono, non dico assenti, ma hanno delle prerogative assolutamente
al minimo, quantomeno, quantomeno per quanto prevedono i trattati, mentre la Corte di Giustizia ha una limitata giurisdizione minore rispetto all'ambito extracomunitario, ma pur sempre esistente laddove in passato non aveva alcuna competenza, per intenderci. Oh, è che qua avevo un esempio, vi volevo far vedere una decisione PESC, l'incipit. Se mi verranno regalati 5 minuti avrò la possibilità di farvi vedere questi atti. Avevo scelto la decisione recentissima di lancio della nuova operazione navale nel Mediterraneo. Professore, le regaliamo 5 minuti. Le diamo 5 minuti in più. Grazie, 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 grazie. E avevo scelto questa decisione sul lancio dell'operazione Irini, che sostituisce la più nota operazione Sofia, che sostanzialmente opera tra l'Italia e la Libia ed ha diverse funzioni: contrasto al traffico dei migranti, ma anche formazione della Guardia Costiera Libica. Un ultimo punto, e poi, come dire, la storia dei tempi, riguarda la possibilità che la funzione normativa a cui ci siamo dedicati nello specifico oggi possa essere delegata. Nulla di strano, perché noi siamo italiani, voi siete funzionari o della pubblica amministrazione, sapete benissimo che anche nel nostro ordinamento costituzionale esiste la funzione normativa delegata. Quando il Parlamento adotta una legge delega, dà il compito al governo di legiferare nel dettaglio, secondo i principi contenuti nella legge delega, una certa materia. Il governo poi esprime questa delega attraverso un decreto legislativo e voi lavoriamo sempre, spesso con i decreti legislativi. Chi si occupa di lavoro ha avuto a che fare con i tanti decreti legislativi susseguenti al Jobs Act. Su questo tipo di impostazione, cioè di delega della funzione normativa da parte dei titolari a un'altra istituzione, c'è anche nell'Unione Europea e pertanto è possibile che sia data delega alla Commissione europea ad emanare degli atti normativi di portata generale, che però non sono legislativi, ma hanno comunque un valore normativo, tenendo conto che c'è alla fonte una delega che indica i principi fondamentali della materia, un po' come abbiamo visto accade nell'ordinamento giuridico italiano, e poi il regolamento delegato della Commissione recherà il dettaglio necessario ad attuare i principi contenuti nella delega. Anche qui avevo un esempio da far vedere, soprattutto in relazione alla delega. Avevo scelto il regolamento delegato 2023, che è stato adottato, come dire, molti mesi prima, relativo al piano di salvaguardia delle vongole. Ecco, allora, per quanto riguarda, questo è il regolamento delegato. Il regolamento delegato è quello riguarda i rigetti delle vongole, cioè quando viene pescata la vongola, se la vongola è troppo piccola deve essere ributtata in mare, perché altrimenti non avviene ripopolamento e c'è un esaurimento delle risorse aleutiche. Quindi potrebbe sembrare un regolamento molto dettagliato, ma in realtà disciplina una cosa estremamente interessante: il pescato deve avere da una certa dimensione in poi. Questi sono un classico contenuto di diritto dell'Unione Europea. Come potete vedere, l'autorità emanante è la Commissione europea, quindi questo è un regolamento delegato. E poi io avevo evidenziato il considerando numero 4, ma potrei andare anche al 3. L'atto fa riferimento alla circostanza che un certo articolo del regolamento 1380 del 2013, e qui arrivo al punto interessante, conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato. Pertanto, quel regolamento 1380 è l'atto di delega. Poi c'è una serie di regolamenti delegati emanati dalla Commissione che recano il dettaglio di quell'atto. E infatti il regolamento 1380 riguarda i rigetti probabilmente di più specie aleutiche, questo regolamento delegato specifico riguarda invece le vongole. Per chi di voi ha dimestichezza, immagino sia tanta, con gli atti amministrativi o le leggi regionali, potete vedere bene o male una certa analogia tra, perdonatemi, la struttura di quest'atto e gli atti di cui vi occupate voi. Pertanto, autorità emanante, vabbè, titolo, data, numero e quant'altro. Qui è stato piuttosto vago, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Qui va indicata la base giuridica dell'atto, quindi se ci fosse una norma non sarebbe male, una norma di carattere primario, e poi una serie di visti, 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 cioè elementi normativi di cui tenere conto, e considerando quindi elementi che danno conto dell'opportunità di emanare un atto e pertanto costituiscono premessa ma anche motivazione dell'atto. Dopodiché, terminati i considerando, e questi sono soltanto
13, ho visto di più ampio, comincia l'articolato. Volevo chiedere alle colleghe per favore se ci fanno vedere il regolamento in codecisione. Eccolo, questo invece è un classico regolamento emanato in ossequio alla procedura legislativa ordinaria. Come potete vedere, le autorità emananti, Parlamento Europeo e Consiglio, questo appunto riguarda la ricostituzione del pesce spada e sul piano della tecnica estensiva è un po' più interessante rispetto all'atto delegato, perché qui si dà conto della base giuridica dell'atto che è indicata qua. Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nel vostro lavoro potrebbe essere visto lo statuto del comune, visto lo statuto regionale, visto il regolamento locale, qualsiasi cosa, ma in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, va indicata la norma, perché la norma dice esattamente quale tipo si può adottare, di atto si può adottare in quella materia e qual è la procedura da seguire. La base giuridica fonda la legittimità dell'atto e la competenza di emanarlo. Ed infatti, e vedo che non si apre però, l'articolo, qui c'era una nota, ma ve lo leggo io, non vi preoccupate, l'articolo 43, paragrafo 2, ho qui il trattato. Scusatemi, ci sono veramente tra pochi secondi. Paragrafo 2 dice: il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti va tutto bene, nel senso che questo è un regolamento adottato con procedura legislativa ordinaria, come dice l'articolo 43, e viene acquisito anche il parere del Comitato economico e sociale, che potete vedere dove c'è la manina, acquisito prima dell'adozione dell'atto. C'è rispetto delle prerogative previste dai trattati, perché c'è l'iniziativa della Commissione europea che ha il monopolio sull'iniziativa degli atti e la trasmissione del progetto ai parlamenti nazionali, perché il Trattato di Lisbona prevede che nelle materie di competenza concorrente, cioè laddove la competenza non sia solo dell'Unione o solo degli Stati, un progetto di atto debba essere trasmesso ai parlamenti nazionali per un loro parere. Mi devo fermare? Sì, perché altrimenti poi togliamo troppo tempo alla professoressa Vigni. Le chiedo scusa, però la ringrazio per questo intervento che è stato sicuramente molto interessante e ci ha chiarito bene quali sono le funzioni attribuite alle differenti istituzioni dell'Unione Europea. Ne approfitto mentre aspettiamo il collegamento della professoressa Vigni per ricordare che le presentazioni, così come la registrazione dell'evento, saranno disponibili sulla pagina dell'evento a partire dalla prossima settimana. Un'altra informazione di servizio che voglio darvi è che riceverete l'attestato di partecipazione dopo qualche giorno, perché dobbiamo prima attestare le vostre presenze. Quindi poi riceverete una mail in cui vi si chiederà di compilare un questionario di valutazione e poi, dopo aver compilato il questionario, sarà possibile scaricare l'attestato di presenza. Ora lascio la parola sicuramente alla professoressa Vigni, che ci parlerà dell'Unione Europea degli individui, e lasciamo poi, però chiederei al professor Paladini di rimanere comunque collegato, perché poi abbiamo una sezione domande e c'è già una domanda per lei, quindi ci rivediamo tra un pochino. Perfetto, professore Savigni, prego. L'Unione Europea degli individui è sicuramente la realizzazione massima dello slancio per la democrazia europea, ma al momento rimane un obiettivo e non un risultato raggiunto. E infatti, non tutti i diritti degli individui sono riconosciuti e soprattutto non tutti sono garantiti. Gli individui che ruotano intorno all'Unione Europea e che hanno diritti, godono diritti all'interno del territorio dell'Unione Europea, possono essere divisi fra individui che sono cittadini degli Stati membri e individui che sono invece cittadini di Stati terzi. Motivi sia di tempo sia di interesse, di restrizione materiale, mi occuperò esclusivamente degli individui cittadini dell'Unione Europea.
Nelle slide che seguiranno, il titolo riguarderà i diritti dei cittadini degli Stati membri. Questa scelta è dovuta al fatto che molti di questi diritti esistevano ben prima della formulazione del concetto di cittadinanza europea e quindi sono diritti che si sono sviluppati dal 1957, anno di adozione del Trattato sulla Comunità Economica Europea, fino al 1992, anno di adozione del Trattato di Maastricht, in cui è stato stabilito il concetto di cittadinanza europea. E per questo i primi diritti che vengono riconosciuti a favore dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea sono essenzialmente diritti economici, proprio perché è la dimensione economica dell'individuo che è rilevante nella comunità economica europea. Perciò gli individui che possono godere diritti sono i lavoratori, sia lavoratori dipendenti, lavoratori subordinati, ma anche lavoratori autonomi come imprenditori e liberi professionisti. Oltretutto, un ulteriore requisito è necessario, e cioè che per poter godere di questi diritti questi lavoratori abbiano una dimensione transfrontaliera, cioè si muovano da uno Stato membro ad un altro. Infatti esiste la cosiddetta discriminazione alla rovescia, in base alla quale un cittadino di uno Stato membro non può invocare i diritti che il diritto dell'Unione Europea, all'epoca diritto della Comunità Europea, gli attribuiva nel territorio dello Stato membro di cittadinanza. Quindi non è possibile esercitare questi diritti nello Stato membro di cittadinanza. Tuttavia, il diritto dell'Unione Europea, ed in particolar modo la Corte di Giustizia, hanno esteso notevolmente, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, questa categoria di diritti economici. Innanzitutto la categoria dei soggetti economicamente rilevanti non è stata limitata ai prestatori di lavoro, ma ha incluso anche coloro che si recavano in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza per cercare lavoro, oppure coloro che, dopo aver finito di lavorare, erano in pensione, volevano rimanere in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, potevano, in base alle norme del Trattato CE, potevano godere di questo diritto, in quanto lavoratori in senso lato. Ma anche la stessa categoria dei diritti è stata estremamente ampliata, proprio perché non sono stati riconosciuti solo i diritti economici strettamente correlati all'attività lavorativa, ma sono anche stati riconosciuti altri diritti, diciamo una dimensione sociale dei diritti di questi soggetti di rilevanza economica. E questa dimensione sociale la troviamo soprattutto nel riconoscimento di diritti del lavoratore che prescindono appunto dal lavoro, ma che consistono per esempio nel diritto a portare con sé una famiglia, nel diritto ad avere diritti per i membri della propria famiglia, come per esempio le borse di studio per i figli. Questo quindi, questa dimensione sociale dei diritti economici dei cittadini degli Stati membri, è tuttora allo studio e tende ad essere sviluppata nell'Unione Europea. Lo stesso programma della Commissione Europea, la Commissione von der Leyen, prevede nell'Europa, nell'economia delle persone, un aspetto appunto sociale, ed infatti sancisce il cosiddetto pilastro sociale. Fra i pilastri riconosciuti nel programma di lavoro della Commissione von der Leyen c'è anche il pilastro della parità. Ovviamente oggigiorno il concetto di parità è molto più ampio, ma negli anni 70 ed 80 parità nel godimento dei diritti economici ha significato riconoscimento dei diritti delle donne, diritto ad essere parimenti retribuite, diritto ad avere a poter andare in pensione alla stessa età degli uomini e non ad un'età anticipata. Quindi in questo sta l'unicità del sistema del diritto dell'Unione Europea, il fatto che anche quando si prevedono dei diritti economici, tuttavia questi diritti hanno sempre una dimensione sociale.
Alla dimensione sociale dei diritti economici dei cittadini degli Stati membri si è unita quasi da subito anche una dimensione che potremmo definire umana. Infatti sono stati riconosciuti diritti umani che si associavano al godimento dei diritti economici. Questo è avvenuto in un primo caso, addirittura nel 1969, in cui è stato riconosciuto un diritto estremamente moderno, il diritto alla privacy, proprio dalla Corte di Giustizia, che ha ritenuto che i diritti economici potessero essere goduti solo nel rispetto dei diritti umani, che questi diritti umani facevano parte dei principi generali di diritto dell'Unione Europea. E questi diritti umani venivano estrapolati dalle Costituzioni nazionali e da uno strumento con il quale l'Unione Europea ha sempre avuto un rapporto conflittuale ma di grande attrazione, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Questa convenzione è uno strumento che è stato adottato in un organismo internazionale totalmente separato dall'Unione Europea, ossia il Consiglio d'Europa, ma che ha sempre suscitato grande ispirazione nella Corte di Giustizia per giustificare la tutela dei diritti umani all'interno del sistema dell'Unione Europea. Tuttavia, non potendo mai l'Unione Europea entrare a far parte e avere un legame più stretto con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha deciso di adottare un proprio strumento, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che tutela i diritti degli individui generalmente considerati e non solo dei cittadini degli Stati membri. Questa quindi rientra sicuramente in quell'obiettivo politico anche dell'attuale Commissione von der Leyen di garantire un standard di vita europeo, un modo di vita europeo, questo è lo stile di vita europeo, e cioè garantire i valori fondamentali che sono alla base dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Già prima dell'affermazione del concetto di cittadino dell'Unione Europea, i cittadini degli Stati membri godevano di un diritto anche politico, e cioè il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. Infatti non è da dimenticare che le prime elezioni del Parlamento europeo si sono tenute nel 1979. E non è casuale che da quel momento in poi questo organo ha crescentemente acquisito importanza all'interno del sistema dell'Unione europea. Sia come soggetto che poteva partecipare, per esempio, alla funzione normativa, sia come soggetto che poteva adottare degli atti che avevano degli effetti nei confronti degli individui e che quindi potevano essere sottoposti a controlli di legittimità. È chiaro comunque che con l'affermazione del principio e dello status di cittadino dell'Unione Europea, la tutela dei diritti degli individui cittadini degli Stati membri è sicuramente stata molto più ampia e comprensiva. Infatti, il concetto di cittadinanza europea apparentemente sembra piuttosto limitato, perché infatti è cittadino dell'Unione Europea qualsiasi cittadino di uno Stato membro. Perciò non sembra che la categoria sia molto diversa rispetto a quella che godeva dei diritti economici e sociali di cui abbiamo parlato prima. Tuttavia, l'interpretazione che la Corte di Giustizia ha dato di questo concetto, di questo status giuridico, ha contribuito a formare l'idea che lo status di cittadino dell'Unione Europea fosse uno status giuridico a sé stante, capace di riconoscere diritti indipendenti rispetto agli altri diritti, a quelli economici e sociali già riconosciuti. Per esempio, il diritto alla libera circolazione o al soggiorno non è più legato alla necessità di prestare attività economiche o comunque di avere un motivo per potersi recare in un altro Stato membro. Il cittadino ha diritto in assoluto a recarsi in un altro Stato membro, anche senza nessun motivo. Vedremo poi che, per esempio, si perde anche la dimensione transfrontaliera che è tipica invece dei diritti riconosciuti prima del 92. In particolar modo, anche il diritto di voto è stato riconosciuto come diritto che può
può essere reso esigibile anche nei confronti del proprio stato di cittadinanza. E questo perché è un diritto che si ha in quanto cittadino europeo e non in quanto cittadino di uno stato membro che è cittadino europeo. Vedremo poi altri diritti e analizzeremo in maniera più concreta che sono diritti nuovi come quello all'assistenza consolare e quello a diritto di petizione. È chiaro comunque che il godimento dei diritti è possibile se esistono degli strumenti per farli valere. Gli strumenti per eccellenza in genere sono gli strumenti giurisdizionali. Ho fatto una distinzione fra gli strumenti che si possono utilizzare nei confronti dell'Unione Europea e gli strumenti che possono invece essere utilizzati nei confronti degli Stati, perché vedremo che la possibilità di agire contro l'Unione Europea è molto più alta per un individuo di quanto non sia quella di agire contro gli Stati, il che non sorprende se si pensa che i trattati sono stipulati proprio dagli stati che ovviamente non volevano conferire agli individui troppi diritti anche a livello europeo. Tra i ricorsi che possono essere utilizzati nei confronti dell'Unione Europea esiste sicuramente il ricorso per annullamento, in base al quale un individuo può chiedere l'annullamento di un atto dell'Unione Europea. Certo, non di qualsiasi atto, ma solo di un atto che lo tocca in maniera diretta e individuale. Questo concetto è stato interpretato dalla Corte di Giustizia in maniera molto restrittiva, così da includere solo quegli atti che colpiscono un individuo. È un individuo che sia identificabile in maniera esatta, per cui quasi per nome e cognome potremmo dire. Lo stesso il ricorso in carenza, cioè quel ricorso in base al quale un individuo può contestare ad un organo dell'Unione Europea un'omissione di un comportamento dovuto nei suoi confronti e proprio nei suoi confronti di individuo identificabile. Un ulteriore ricorso che in verità è stato scarsamente utilizzato o soprattutto scarsamente poi applicato dalla Corte anche quando è stato presentato dagli individui è il ricorso per riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione Europea per le violazioni di diritto compiute dai propri organi a danno di individui privati. Quindi, come vediamo, il set di ricorsi che un individuo ha nei confronti dell'Unione Europea è abbastanza vario. Se guardiamo invece gli strumenti giurisdizionali che possono essere utilizzati nei confronti degli stati, questi, come abbiamo detto, sono molto limitati. Lo strumento per eccellenza che riconosce la violazione da parte di uno stato del diritto dell'Unione Europea è il ricorso per infrazione, ma sappiamo anche che questo ricorso può essere attivato solo dalla Commissione o da un altro stato membro, quindi gli individui sono tenuti fuori da questa possibilità. Il ricorso in cui invece i diritti degli individui sono stati più tutelati, anche se in maniera indiretta, è il ricorso in via pregiudiziale, ossia il ricorso attraverso il quale un giudice nazionale si rivolge alla Corte di Giustizia per chiedere l'interpretazione o l'accertamento della validità di una norma dell'Unione Europea. In questo caso, ovviamente, il diritto dell'Unione Europea non viene applicato direttamente dalla Corte di Giustizia, ma dal giudice nazionale. Ma dove, in quale contesto migliore di un giudice, di un giudizio nazionale, un individuo può difendere i propri diritti e soprattutto argomentare ampiamente la propria posizione. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il riconoscimento di un principio fondamentale che viene proprio dall'applicazione del ricorso in via pregiudiziale, ricorso che poi è quello che è servito per riconoscere tutti i diritti che abbiamo citato fino adesso, quelli economici, quelli umani, ed è il principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato che nel violare il diritto dell'Unione Europea violi un diritto dell'individuo. È necessario che ci sia uno stretto nesso causale fra la violazione compiuta dallo Stato e il diritto violato dell'individuo e quindi anche l'eventuale danno che l'individuo ha subito. Questo è un principio che è stato affermato nel famoso caso Frankovic e che poi ha avuto un'ampia evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Esistono però anche degli strumenti di carattere diverso rispetto a quelli giurisdizionali, mi riferisco agli strumenti amministrativi e politici. In particolar modo, gli strumenti amministrativi e politici che possono essere utilizzati nei confronti dell'Unione Europea sono il ricorso al mediatore europeo, cioè un individuo può presentare delle lamentele per quanto riguarda il comportamento di un organo o più organi dell'Unione Europea. Il mediatore europeo non ha grandi poteri se non quello di riferire al Parlamento. Ma certo, se il Parlamento osserva delle gravi violazioni da parte di altre istituzioni, può anche chiedere l'annullamento di atti o presentare un ricorso in carenza, con un potere molto più ampio rispetto a quello degli individui. Oltre a questo, è possibile presentare petizioni. Le petizioni che possono essere presentate al Parlamento europeo, un diritto tipico, un diritto fondamentale del cittadino dell'Unione europea, sono di tre tipi. Possono essere delle petizioni per informazione, e cioè per chiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle già fornite dal Parlamento, oppure una petizione per ulteriore azione con la quale si chiede al Parlamento di agire, di intraprendere un'azione politica, quindi di esprimere una propria opinione in un determinato settore. Oppure le petizioni per parere, cioè in questo caso l'individuo chiede spiegazioni al Parlamento di determinate condotte, di determinati atti. E in quel caso, quindi, a rispondere sarà la commissione parlamentare competente per materia. Infine, l'individuo può inviare comunicazioni alle istituzioni e agli organi dell'Unione Europea facendo presente che ci sono dei problemi nell'attuazione del diritto dell'Unione Europea. E un potere fra tutti che sicuramente rappresenta uno slancio per la democrazia europea è il riconoscimento del potere di iniziativa legislativa dell'individuo. Certo, un potere di iniziativa legislativa che poi viene dall'altra parte frenato dall'ampia discrezionalità di cui gode la Commissione. Comunque, se si guarda alla nuova normativa che regola questo potere di iniziativa legislativa, cioè il regolamento 788 del 2019, che è entrato in vigore proprio il 1 gennaio del 2020, possiamo vedere che è stata stabilita una procedura molto chiara, soprattutto che consente un'adesione all'iniziativa di individui anche da parte di individui che si trovano in altre parti dell'Unione Europea. E questo perché l'idea, diciamo, la proposta dell'individuo, del cittadino dell'Unione Europea, viene inserita in un sito web della Commissione, che quindi rende pubblica a tutta la popolazione dell'Unione Europea. Quindi possiamo dire che anche dal punto di vista politico-amministrativo l'individuo gode di un ampio rango di strumenti che può utilizzare nei confronti dell'Unione Europea e dei suoi organi. Se guardiamo invece agli strumenti di carattere politico-amministrativo che un individuo può utilizzare di fronte all'Unione Europea nei confronti di uno Stato, in verità si limitano alle comunicazioni. Comunque, la comunicazione agli organi dell'Unione Europea non è da sottovalutare, soprattutto se, per esempio, in una comunicazione inviata alla Commissione, un individuo fa presente delle violazioni gravi perpetrate da uno Stato nei confronti del diritto dell'Unione Europea. A quel punto, Commissione può iniziare un'investigazione e da lì può partire un procedimento di infrazione. Quindi anche questo strumento ha una sua utilità. Ed infine dobbiamo prendere in considerazione quell'obiettivo che appartiene al programma di lavoro della Commissione von der Leyen, ma anche dell'Unione Europea in generale, e cioè il rafforzamento del ruolo internazionale dell'Unione Europea. Obiettivo che si può raggiungere anche attraverso il riconoscimento di diritti dei cittadini dell'Unione Europea al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Per il momento poche norme fanno riferimento a questa ipotesi, una per esempio è il diritto all'assistenza consolare che è sancito all'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. E l'altro caso in cui abbiamo visto che si è cercato di negoziare e tutelare i diritti dei cittadini dell'Unione Europea nei confronti di uno Stato che di lì a poco sarebbe diventato uno Stato terzo, sono stati negoziati per l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, il cosiddetto accordo Brexit.
Il diritto all'assistenza consolare previsto all'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce che un cittadino dell'Unione può rivolgersi agli organi consolari degli altri Stati membri quando si trova in uno Stato terzo ed ha bisogno di questo tipo di assistenza, nel caso in cui il suo stato di cittadinanza non sia rappresentato da simili organi consolari. Questo ovviamente perché no, non si vuole interferire nelle relazioni fra un cittadino e lo stato di cittadinanza, ma allo stesso tempo si vuole fornire al cittadino un'assistenza più ampia anche in nome del suo status di cittadino dell'Unione. Certo, il fatto che questo potere sia lasciato agli organi consolari degli stati non garantisce sempre uniformità ed è per questo, per esempio, che sarebbe utile che questo tipo di sostegno venisse offerto dalle delegazioni dell'Unione, cioè da quegli organi che si trovano dislocate nei vari stati terzi, proprio per coordinare le attività degli organi consolari degli stati. Ora, al momento attuale queste delegazioni non hanno grande potere e invece il riconoscimento dell'autorità di concedere assistenza consolare ai cittadini dell'Unione Europea in nome dell'Unione Europea e non in nome dei singoli Stati membri, probabilmente potrebbe servire a garantire molto di più questo diritto. Questo diritto in verità è stato utilizzato anche di recente proprio nell'emergenza Covid-19, infatti alcuni stati, per esempio la Francia in Sud America e la Germania per quanto riguarda l'India e la Thailandia, hanno svolto la funzione di stato guida che si è incaricato del rimpatrio di tutti i cittadini europei a prescindere dalla loro cittadinanza. Ed infine, guardando ai negoziati che si sono tenuti per l'adozione dell'accordo Brexit per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, possiamo osservare innanzitutto che questi negoziati sono stati condotti dall'Unione Europea, che nel momento in cui si è dovuto occupare della tutela dei cittadini dell'Unione Europea, ha considerato questa categoria di persone nel suo insieme. Non c'è una norma all'interno dell'accordo Brexit in cui si faccia riferimento ai cittadini degli Stati membri, ma solo ai cittadini dell'Unione Europea, perché questa è stata una scelta specifica dell'Unione Europea di tutelare tutti i propri cittadini nello stesso modo. Ovviamente i diritti che sono riconosciuti ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano nel Regno Unito, che si troveranno soprattutto nel Regno Unito, nel momento in cui anche gli effetti transitori di questo accordo finiranno, e cioè dopo il 31 dicembre del 2020, sono degli effetti che progressivamente allontanano il Regno Unito dall'influenza dell'Unione Europea. In verità, per i primi 8 anni i diritti e la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea presenti nel territorio del Regno Unito è ancora sotto il controllo, almeno indiretto, possiamo dire, della Corte di Giustizia. Certo, poi il modo in cui i giudici britannici applicheranno queste disposizioni, dal momento che non ne saranno più vincolati dal punto di vista internazionale, sarà diverso. Però comunque si prevede che in questi 8 anni i giudici debbano applicare ai cittadini dell'Unione Europea i diritti così come interpretati dalla Corte di Giustizia. È certo che dopo il dicembre del 2028 il Regno Unito sarà totalmente scisso dall'Unione Europea e non dovrà più garantire un trattamento preferenziale ai cittadini dell'Unione Europea. A quel punto, e forse anche prima, sarà necessario negoziare un accordo proprio per la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea nel Regno Unito. Questo sicuramente sarà molto importante per rafforzare, come abbiamo detto, il ruolo internazionale dell'Unione Europea, che, come abbiamo visto, è uno degli obiettivi della Commissione von der Leyen, che vuole un'Europa più forte nel mondo. E un'Europa più forte nel mondo non si ottiene solo attraverso l'adozione di accordi commerciali, di collaborazioni politiche con le grandi potenze internazionali, ma anche con l'affermazione dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea al di fuori del territorio dell'Unione Europea nel nome dell'Unione Europea, dell'Unione Europea. Professoressa, grazie mille. Presentazione che era molto molto interessante.
Passiamo però ora alle domande perché vedo che ci sono abbastanza domande. Allora, incominciamo. Alcune domande erano per il professor Paladini, al quale chiedo cortesemente di apparire in video e in audio. In quanto la domanda posta da Caterina Tiziana Romeo ci diceva qual è la differenza tra atto normativo e legislativo? Sì, mi scuso con Caterina Tiziana Romeo, non ho letto prima mentre parlavo la domanda, penso che me l'abbia posta nel corso dell'intervento. Rispondo velocemente, si tratta di due atti, si tratta sempre di un atto di tipo giuridico, quindi con un contenuto di tipo giuridico, ma uno è qualificato come normativo e l'altro legislativo sulla base della procedura utilizzata per la sua adozione. Qui il trattato sull'Unione Europea non è molto chiaro perché afferma che gli atti legislativi sono gli atti approvati con una procedura legislativa, sia essa ordinaria o speciale, quindi sia essa contempli essa l'approvazione da parte di Parlamento e Consiglio o soltanto da parte di un'istituzione. Un atto normativo, ad esempio, è il regolamento delegato, quello che abbiamo visto prima, approvato dalla Commissione. E non ho fatto vedere la parte più alta del file. Perché ero interessato a mostrare invece la parte dopo il titolo, ma il regolamento è pubblicato nella sezione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che riguarda gli atti non legislativi. Ciononostante, se si legge l'atto, si tratta di un atto con la portata normativa perché disciplina il piano di materia di rigetti delle vongole, quindi qualcosa a cui poi gli Stati si devono attenere. Dunque la differenza sostanzialmente risiede nel tipo di procedura adottata per la sua adozione e, come dire, il rango che assume l'atto, anche se poi, come dire, non è che il regolamento delegato o un atto che non sia adottato con una procedura legislativa non abbia una portata normativa e sia vincolante. Per fare un esempio, che sia calzante, con riguardo soprattutto agli ordinamenti regionali italiani, è un po' la differenza che esiste tra una legge regionale e una delibera della giunta regionale. In entrambi i casi siamo di fronte a un atto di contenuto giuridico, ma in un'ipotesi la legge regionale è un atto di natura legislativa e lo approva il Consiglio regionale, perché le leggi regionali le approva il Consiglio regionale. Invece una DGR, cioè una delibera della giunta regionale, è un atto normativo, un atto amministrativo peraltro, adottato dalla giunta regionale. Ha un contenuto normativo, non ha il rango legislativo. Non so se è soddisfatta della risposta, nel caso se ne può riparlare. Seconda domanda, sempre per il professor Paladini. Spesso si banalizza con la storia delle zucchine o delle vongole. Può indicare tematiche in cui l'intervento dell'Unione Europea ha segnato differenze importanti per i cittadini dell'Unione Europea? Anche le zucchine e le vongole sono importanti per il diritto dell'Unione Europea e comunque mi rendo conto che questa banalizzazione è quasi anche un po' una barzelletta per i cittadini europei che si domandano perché vengono adottati atti legislativi o non in materia, ad esempio, di lunghezza minima di determinati frutti. Questo ha portato, come dire, anche a un dibattito informativo nei media. Sono questioni molto tecniche, la normativa europea è piena di trattazioni di questioni tecniche. Nel cercare gli atti da proporvi ho avuto qualche difficoltà perché, ad esempio, molti no regolamenti delegati riguardano il mercato creditizio e sono piuttosto tecnici. Ciononostante, sono materie che devono essere regolate perché fanno parte delle competenze attribuite all'Unione. Zucchine e vongole fanno parte della politica agricola comune che comprende la politica della pesca e sono aspetti che l'Unione può regolare sulla base delle sue competenze, in questo caso di tipo concorrente. E non sarebbe il caso di far adottare i regolamenti direttamente al Parlamento? Ah no, mi scusate, Ah ho no, ora no, no, sbagliato. gliele leggo io le domande. Ci sono poi chiaramente delle materie nelle quali la normativa europea risulta, per così dire, più vicina ai cittadini, più percepibile o comunque, diciamo, tra virgolette, più importante. Penso al mercato unico e richiamo quanto ha detto la professoressa Vini in materia di libera circolazione delle persone. Atti giuridici dell'Unione, che oggi si definirebbero di rango legislativo, hanno disciplinato questioni quali la libera circolazione dei cittadini dentro l'Unione Europea per spostarsi soltanto per lavorare, esercitando il diritto al ricongiungimento familiare, diceva la professoressa, facendosi raggiungere dalla famiglia qualora si intenda lavorare all'estero, e questo è senz'altro qualcosa di percepibile o considerato molto importante. Peraltro,
Si tratta di un argomento collegato al funzionamento del mercato comune che in assoluto è una, come dire, delle grandi acquisizioni dell'Unione Europea. Torno a ripetere però, io sono d'accordo sul fatto che la normativa europea è piuttosto florida, per così dire, ma non soltanto quantitativamente, anche in termini di varietà degli argomenti trattati a volte lontani o incomprensibili. Sì. Non so se ho risposto appunto alla domanda. Passiamo alla domanda successiva da parte del dottor Calabrò. Volevo chiedere al professor Paladini come evitare che l'eccessiva regolamentazione diventi motivo di contrarietà al buon funzionamento dell'Unione Europea. Non sarebbe il caso di fare adottare i regolamenti direttamente al Parlamento Europeo? Per quanto riguarda la prima parte, se ne sono rese conto anche le istituzioni europee che siamo di fronte a un eccesso di regolamentazione, sono stati adottati dei programmi tipo Legiferare Meglio, che è un programma che già c'era con la Commissione Juncker, ma tra l'altro è anche precedente, affinché come dire, questa regolamentazione venga gestita diversamente, sia un po' riorganizzata e non sia, come dire, eccessiva. È un problema di fluidità del processo, non, sì, del processo legislativo di livello europeo e che fa anche riferimento alla distanza che c'è tra le istituzioni europee e i cittadini, perché se noi andassimo a consultare ogni giorno la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a un certo punto scoraggiati lasceremmo perdere, perché come dire, ci sono tanti atti e sono talmente diversi tra di loro che ogni volta dovremmo andare a consultare i trattati e un manuale di diritto dell'Unione per capire perché l'Unione ha adottato un certo atto in quella materia più o Certo. meno specifica. Quindi comprendo perfettamente l'obiezione. D'altra parte, attribuire al Parlamento europeo la funzione normativa in toto è qualcosa di auspicabile, si può condividere o meno, ma richiede una modifica dei trattati. In questo momento, come vedevate quando abbiamo mostrato l'articolo 14 del Trattato sull'Unione, la funzione legislativa come dire, è presidiata da Parlamento e da Consiglio, e per superare questo che può sembrare un limite, ma che poi trova una logica nell'equilibrio istituzionale, nella necessità di rappresentare sia la voce dei cittadini, Parlamento europeo, sia gli interessi degli Stati, Consiglio. Ma ecco, per superare questo tipo di proconsolato, chiamiamolo in questo modo, bisognerebbe modificare i trattati. Quindi sono poi gli Stati membri, quando vanno a modificarli, a dover fare questa scelta, e non sono molto interessati a non fare rappresentare i propri interessi, e mi taccio. Certo, una domanda per la professoressa Vigni. Franco Peta ci dice, chiedo scusa, ma non sarebbe meglio parlare di persona o cittadino invece che di individuo? C'è forse un motivo giuridico? Individuo dà sempre l'impressione di una persona isolata dal contesto sociale o comunitario, quantomeno povero di relazioni, ma forse è solo una mia opinione. In verità, mi sentite bene? Posso? Sì, la sentiamo, prego. Allora, in verità è una mia scelta, per un motivo molto semplice, perché le persone sono persone sia fisiche che giuridiche. Quindi, dato che io sto parlando di persone fisiche, dovrei poi continuamente ripetere questa definizione. Dall'altra parte, cittadino no, perché effettivamente cittadino è più limitato rispetto a persona individuo. Poi, sinceramente, forse sarà un po' l'abitudine a parlare in inglese, però secondo me il concetto di individuo è più capace di descrivere un soggetto privato, una persona fisica privata che gode dei diritti. Non la Questo è un sentiamo più, non la sentiamo più, devi abbassare forse, ecco sì. Ho detto forse è una scelta mia stilistica, però ecco, secondo me l'individuo, il termine individuo serve meglio a descrivere una persona fisica che gode di diritti in quanto persona fisica. Abbiamo ancora una domanda per lei, professoressa. Quali sono i diritti riconosciuti nell'accordo Brexit? Allora, qui appunto bisogna fare una distinzione fra i vari periodi. Allora, nel primo periodo, quello che chiamiamo periodo transitorio, che è iniziato il 1° febbraio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2020, salvo proroghe, che non so se ci saranno, dipende dal primo ministro.
Allora, in questo caso i diritti rimangono gli stessi, cioè addirittura rimangono gli stessi anche i diritti futuri, nel senso che se io mi reco nel Regno Unito adesso, chiedo un permesso permanente come cittadino, in quanto cittadino dell'Unione Europea, ho diritto al trattamento da cittadino dell'Unione Europea e questo diritto mi rimane anche dopo il periodo transitorio. Questo però non significa che io poi avrò tutti i diritti veri e propri che ha un cittadino dell'Unione Europea in ogni Stato membro dell'Unione Europea. Per esempio, ecco, una cosa estremamente particolare è questa. Se io mi reco nel Regno Unito adesso o accompagnata da un coniuge che non è cittadino dell'Unione Europea, io e mio marito, mia moglie, quello che può essere, possiamo vivere nel Regno Unito in quanto cittadini dell'Unione Europea. Se un cittadino dell'Unione Europea che vive in Inghilterra da 10 anni, ma è single, fra un anno, cioè quando il periodo transitorio sarà finito, deciderà di sposarsi anche con un altro cittadino dell'Unione Europea, il cittadino dell'Unione Europea coniuge dovrà seguire invece tutta la procedura per l'immigrazione che spetta per un cittadino di Stato terzo. Quindi il fatto che io viva da 10 anni nel Regno Unito non significa niente. Perché il mio coniuge non è cittadino, è un cittadino dell'Unione Europea, ma è entrato nel Regno Unito e soprattutto è diventato mio coniuge dopo la fine del periodo transitorio. Quindi alla fine del periodo transitorio tutti i cittadini dell'Unione Europea saranno degli normali cittadini di Stati terzi, come gli argentini, come cittadini cinesi e così via. Ovviamente non concluso un accordo specifico, e quello si spera che avvenga nei prossimi mesi o al massimo nei prossimi anni. Perfetto, grazie. Abbiamo ancora una domanda per il professor Paladini. L'UE è un'organizzazione internazionale e per far parte occorrono dei requisiti tra cui che i membri siano stati democratici. Quali sono i meccanismi di controllo per verificare la democraticità di uno Stato e l'eventuale deriva autoritaria? Beh, Questa domanda ce la fa Candida Calvo Vincente. sì, Prego. alla quale domanderei io se hai in mente dei casi particolari, se pensa all'attribuzione dei pieni poteri a Orban piuttosto che non ad altre vicende che hanno occupato la stampa specializzata non solo negli ultimi mesi per via del coronavirus, ma anche in precedenza. Allora, sì, è vero, ci sono dei requisiti di accesso all'Unione Europea, ogni Stato europeo che rispetti democrazia, libertà economiche e, come dire, che in generale si possa configurare come uno Stato democratico, può entrare nell'Unione Europea e se, soprattutto con riguardo alla struttura democratica dello Stato, vengono meno determinati requisiti fondamentali, ad esempio come dire, se viene meno la separazione dei poteri, il trattato prevede, c'è una norma, l'articolo 7, che previo assolvimento di una procedura di voto in seno al Consiglio se ne sospenda il diritto di voto. Pertanto, uno Stato che non rispetti più dire, il criterio della democraticità potrebbe essere sospeso dall'esercizio di alcuni diritti derivanti all'appartenenza all'Unione Europea. Non può essere espulso perché il trattato non prevede questo tipo di sanzione. Alcuni trattati relativi alle organizzazioni internazionali prevedono l'espulsione per i membri che perdono i requisiti di appartenenza o che violino gravemente il trattato, ma non è il caso dell'Unione Europea. C'è soltanto una sospensione dall'esercizio di determinati diritti conseguenti alla membership. Devo anche dire che però l'articolo 7 non ha praticamente ricevuto attuazione, non ci sono dei casi in cui effettivamente si sia privato uno Stato del diritto di voto perché aveva violato i diritti fondamentali dell'individuo piuttosto che non il principio democratico che regge le democrazie contemporanee. Ci sono stati, come dire, degli avvenimenti, ci sono stati dei casi in Europa nei quali l'Unione Europea si è allarmata perché quanto avveniva a livello nazionale, soprattutto in Polonia, minava il principio della separazione dei poteri, lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura. Qualche anno fa,
La Commissione europea ha introdotto una procedura che gestisce autonomamente di pre-alert, chiamiamola così, atta a affrontare con un'interlocuzione con lo Stato interessato da una asserita violazione dei principi democratici, atta ad appurare se, come dire, questa, la situazione denunciata possa rientrare e se possa, appunto, si possa evitare di arrivare ad attivare l'articolo 6. Devo anche dire che, nonostante questa procedura gestita dalla Commissione sia stata attivata, ad esempio, nei confronti della Polonia, che ha adottato una serie di atti legislativi che incidono sull'indipendenza della magistratura, porti poi a qualcosa, perché come dire, in Polonia si prosegue con l'adozione di atti che limitano o comunque condizionano l'attività dei magistrati. Credo che. Cioè, se posso esprimere un parere personale, perché altro secondo me non si dovrebbe aggiungere, manca nel Trattato sull'Unione Europea una norma relativa al possesso dei requisiti di ingresso all'Unione Europea con conseguente sanzione dirimente. Ora, cacciare uno Stato dall'Unione Europea perché viola lo Stato di diritto forse è troppo, ma se lo fai in maniera persistente, in spregio alle sentenze della Corte di Giustizia, forse, come dire, non è poi così pellegrino ipotizzare che a questo punto non rispetti più i criteri necessari per appartenere all'Unione Europea. Il nostro paese, per quanto se ne parli male, e in realtà è bellissimo, non è mai incorso in questo tipo di problema. Cioè, nel senso, l'articolo 7 si è ipotizzato per Austria in tempi lontani, ma soprattutto per quanto faceva il governatore della Carinzia, quindi un livello substatale di amministrazione dello Stato, e poi per Polonia e Ungheria, per come dire, l'atteggiamento particolarmente assertivo dell'esecutivo. Naturalmente sostenuto dal potere legislativo perché ha la fiducia rispetto al potere giudiziario, piuttosto che non nel caso di Sì, Austria. chiedo scusa, infatti la dottoressa Vicente si riferiva all'Ungheria più che altro nella sua domanda. Abbiamo invece ancora una domanda per la professoressa Vigni da parte di Francesca Bercolotti. Il cittadino europeo medio non conosce i suoi diritti e tantomeno i modi per vederli riconosciuti. Sebbene per ora sia congelato, ritenete che il forum di cui parlava in apertura il professor Paladini possa aiutare in questo senso e come? Ma io ora intanto rispondo, diciamo, per la mia parte. Allora, in verità che questi diritti non si conoscano non è del tutto giustificabile, dal momento che esistono nell'ordinamento dell'Unione Europea dal 1992. Sarebbe un po' come dire che uno non conosce i diritti che la Costituzione italiana riconosce a favore del cittadino italiano. Tipo, per esempio, questo diritto all'assistenza consolare. Ora, certo, quello che dovrebbe essere reso noto è le modalità di godimento di questi diritti. Su questo sono d'accordo. Però è anche vero che ormai è dal 96 che esistono addirittura moduli prestampati, prestabiliti, che si trovano all'interno di un apposito sito web dedicato proprio ai cittadini dell'Unione Europea che si recano negli Stati terzi, nei quali i cittadini devono indicare lo Stato dove sono diretti, a cui appartengono, proprio perché attraverso questo modulo l'Unione Europea saprà anche dove sono i suoi cittadini e quindi a quel punto potrà mettersi in contatto con loro qualora succedano delle emergenze internazionali come quelle che ho menzionato a partire dal Covid-19. Perfetto, grazie. Abbiamo ancora le ultime, penso, due domande, sì, due domande. Abbiamo ormai solo un paio di minuti di tempo. Una di Alberto Di Muro, se possibile una sollecitazione ai docenti. Sollecitazione e discrezionalità del potere di iniziativa dei singoli individui. Una sollecitazione potrebbe essere quella di disciplinare questa discrezionalità? Grazie. Non so se è per me o se è per Luca Paladini. Chiunque, non è specificato. Io per quanto riguarda l'attuale procedura, l'unica difficoltà che trovo è un po' la stessa che troviamo
noi ricercatori per fare domanda per i progetti di ricerca, cioè che viene richiesta una partecipazione così ampia, soprattutto anche proprio per la presentazione dell'idea iniziale, perché sono richiesti 7 individui che si trovino in 7 stati diversi in base all'ultimo regolamento, il regolamento 788 del 2019. 7 individui che si trovano in 7 stati diversi e che propongano un'idea che poi a sua volta viene registrata se è conforme ai requisiti formali dalla commissione. Quindi in verità la possibilità di presentare idee è abbastanza trasparente, forse non soggetta alla discrezionalità della commissione. A mio avviso quello che è il problema è che ovviamente si vuole già che il cittadino sia organizzato, tant'è vero che per presentare queste idee, non iniziative legislative, idee di iniziativa legislativa, è necessario in genere la costituzione di un comitato di cittadini. Perfetto, grazie. Ultima domanda, poi dobbiamo chiudere. Michele Chieco ci dice per il professor Paladini, quali iniziative ritiene si potrebbero assumere per aumentare la partecipazione dei cittadini italiani alle fasi di consultazione sui progetti di norme e strategie europee? Non è facile rispondere, nel senso che il ruolo dei cittadini è quello disegnato dal diritto di iniziativa introdotto dal Trattato di Lisbona, quindi 1 milione di cittadini appartenenti a un soddisfacente adeguato numero di Stati membri, in modo che la proposta non arrivi da un solo paese o da pochi paesi, ma sia condivisa nell'ambito della cittadinanza europea, se così vogliamo definirla. Senz'altro nel processo legislativo, nella misura in cui interviene il Parlamento europeo, interviene l'istituzione dell'Unione che rappresenta i cittadini europei. Già questo dovrebbe dar conto, del fatto che quantomeno gli europarlamentari ascoltano i loro bacini elettorali e magari ne capiscono anche le priorità. Poi non, se lo fanno non lo so perché non mi controllo. E così come anche quando se si considera che il Consiglio detiene la funzione normativa, dobbiamo anche considerare che in genere si tratta dell'esecutivo dello Stato membro, esecutivo che gode della maggioranza in Parlamento e pertanto in Parlamento è rappresentata quantomeno la maggioranza delle posizioni dei cittadini italiani proprio perché è una maggioranza di tipo politico. Diciamo che la partecipazione del cittadino al processo legislativo e all'esame delle proposte dovrebbe già avvenire sulla base di quanto affermano i trattati. Bisogna anche dire che quando la Commissione elabora una proposta di atto procede a delle consultazioni, lo diceva prima la professoressa Vigni, in genere però ascolta gli stakeholders, cioè i portatori di interessi. Se deve adottare un regolamento in materia agricola e ascolterà le associazioni di agricoltori, quindi la partecipazione ai cittadini dipende anche dal contenuto dell'atto, non rispetto a tutti gli atti, se tutti i cittadini sono interessati a sapere e a partecipare. Certamente sì, in materia di libera circolazione e ricongiungimento familiare, perché un giorno decidiamo di andare in un altro Stato membro dell'Unione Europea, se non fuori, e ci piacerebbe farlo, essendo seguiti dalla nostra famiglia, ma in materia di vongole, ecco, io non mi sarei mai interessato, come dire, nello specifico, alla consultazione relativa all'atto o alla partecipazione alla sua adozione, non per svilire l'argomento, ma perché non è di mio diretto interesse. In realtà poi, prego. No, no, in realtà dovremmo chiudere perché ormai abbiamo superato il tempo massimo, vi chiedo scusa. E intanto volevo ringraziarvi perché sicuramente sono stati 2 interventi molto interessanti e sicuramente molto in linea con questo format Lezioni di Europa. Volevo approfittarne per ringraziare i Trade Europe Direct di Siena e di Palermo e di Trapani e volevo poi ringraziare anche il mio staff con Raffaella Scordino, Giorgia Gasparro e Stefania Mulas che ci hanno aiutato nella gestione di questa giornata. Ci risentiremo eventualmente per altre iniziative. Grazie mille, professoressa Vigni, professor Paladini e alla prossima. Grazie anche a tutti i partecipanti che sono stati con noi, numerosi. Vuol dire che queste lezioni stanno piacendo, questo ci fa molto piacere. Cercheremo un po' di recuperare poi l'intervento della professoressa Vigni, vedremo in che modo e poi comunque tutto quello che ci sarà di novità lo pubblicheremo sulla pagina dell'evento che vi abbiamo indicato nella chat. Grazie a tutti e alla prossima allora. Arrivederci. Arrivederci.